al governo di questo paese ci andiamo e l'Italia la riprendiamo per mano e la riportiamo laddove merita di essere. La Lega andrà presto al governo, parola di Matteo Salvini, che però ieri sera a Siena non ha mai chiamato in causa né Luigi Di Maio e i 5 Stelle né il centrodestra. Ma la base della Lega, con chi vorrebbe allearsi? Ieri pomeriggio, in attesa dell'arrivo del leader, lo abbiamo chiesto ai suoi sostenitori. Rimanere con il centrodestra oppure tenere le mani libere e magari rifare un contratto con i 5 Stelle e governare con i 5 Stelle? Tenere le mani libere. E poi vedere. Sarei più contento se tornerebbe col centrodestra, però anche Berlusconi dovrebbe fare un passo indietro. Io auspico che si vada con il centrodestra. Con i 5 Stelle e vediamo un po' come va, perché tanto comunque gli altri già tutti sono passati dal governo. Should I stay or should I go now? Il popolo del centrodestra, io credo che questa esperienza non l'abbia tanto gradita. Anche Salvini stesso l'ha detto, erano persone serie e persone di parola, non è che ha parlato mai male dei 5 Stelle. Per me, se si mettono insieme con i 5 Stelle, si ha una buona coalizione. Passare con i 5 Stelle, assolutamente, per una questione di credibilità e una questione di cambiamento che non si può fare con Berlusconi. Sta erodendo i voti a Forza Italia come il Movimento 5 Stelle li sta erodendo al PD. Non ha motivo di ritornare in alleanza con Forza Italia. Scusi Salvini, il prossimo sarà un governo giallo-verde. 4 marzo che stiamo facendo il possibile e l'impossibile, ogni sforzo umanamente prevedibile, mantenendo dignità, lealtà e coerenza. Deve decidere il Premier. Io come base accetto quello che decide il Premier. Penso che andrebbe bene anche da solo a questo punto. Quindi né 5 Stelle né centrodestra. Giusto con la Meloni forse.